sfida dei ricordi al Guido Biondi, ricordi più datati, quelli per l'ex patron Ezio Angelucci a 11 anni dalla scomparsa, ricordi più recenti, quelli per Carmine Gautieri, l'allenatore della promozione in Serie B del Lanciano, in entrambe i casi emozioni sottolineate dai tanti applausi del Guido Biondi. La sfida ad alta quota dello stadio frentano se la giudica la Virtus dell'allievo d'Aversa, che sfodera una prova grintosa di carattere con gli attributi al cospetto dei toscani del maestro Gautieri, che non nascondono ambizioni d'alta classifica. Senza Tiam e Cherry, il Lanciano ha meno densità in area di rigore, ma non disdegnerà mai di provarci. Monachello, ancora dal primo minuto, l'attaccante agrigentino ce la metterà tutta e la penna di Roma 1 gli annullerà anche un gol. Una buona notizia per Cherry, operato in settimana, per lui se ne potrebbe riparlare in campo anche dopo la sosta invernale. Lanciano Livorno è sinonimo di tatticismo speculare almeno per il primo quarto d'ora. Poi si fa sul serio. Il primo sussulto è labbronico al 16esimo con un colpo di vantaggiato su corner che termina di poco al lato. Al 19esimo risponde il Lanciano con un'azione insistita, prima con la conclusione di Gatto e la respinta difficoltosa di Mazzoni, quindi l'alimentazione dell'azione da parte del Lanciano, ma il portiere Amaranto blocca in presa bassa. Al 33esimo è vantaggiato a provare a sorprendere il Lanciano, ma la risposta di Andrade è efficace. Azione successiva è ancora avvantaggiato dal limite, ma Nicolas in presa bassa para. Al 41esimo punizione di Mammarella, ma Mazzoni neutralizza il tiro. Sul finire di primo tempo annullato un gol per fuorigioco a Monachello. Il secondo tempo sarà denso di occasioni e di emozioni. Pronti via, Djokovic prova a sorprendere Andrade, poi il colpo di testa di Vastola che non c'entra lo specchio. Al settimo vantaggiato spara di sinistro, ma Mazzoni in qualche modo respinge. Ci prova Galabinov di testa, risponde il Lanciano con una conclusione di Monachello. Quindi è il turno di Siligardi che prova ad assestare il colpo in contropiede, ma il suo tiro viene neutralizzato dall'estremo difensore di casa. Al trentesimo assist di Mammarella per Piccolo, che di prima intenzione prova a sorprendere il portiere Amaranto, che è attentissimo e respinge. Al 34esimo l'episodio clou della contesa. Gatto supera Ceccherini, cade a terra all'esterno del Lanciano e per la penna è rigore ed espulsione per il difensore labbronico. Rigore contestatissimo da parte del team di Carmine Gautieri. La massima punizione due minuti dopo viene trasformata dall'ex Antonio Piccolo, che esulta. Sul finire il Livorno prova l'arrembaggio, ma il Lanciano cerca di assestare il colpo del KO in contropiede. Ma non c'è più tempo, il Lanciano sale al terzo posto tra gli applausi di tutto il popolo di Fede Rossonera.